Ma non è che anche in questa crisi dell'auto influisce molto il fatto che la scommessa sull'elettrico parrebbe che l'abbiamo persa? Intervengo prima io, così, come dire, il finale è sicuramente migliore. No, è chiaro che il tema dell'elettrico è un tema, come dire, che è assolutamente sul tavolo, è assolutamente importante, e sì, abbiamo in parte sicuramente già perso la sfida dell'elettrico. E aggiungo una cosa che, come dire, può sembrare dissonante rispetto a tutto quello che abbiamo detto, però mi chiedo, in una industria che ha una programmazione lunga come quella dell'automotive, dove magari, come dire, riuscirà a spiegarlo meglio il segretario dopo, no? Però dove investo e il ritorno lo vedo dopo un bel po', aver messo una data di scadenza fissa sui motori da qui a 10 anni, inamovibile, ferma, totale, da un giorno all'altro. Probabilmente ha confuso un po' i consumatori, e quindi di conseguenza cosa faccio? Il regolamento resta questo, compro adesso, cosa ne faccio di quest'auto fra 5 anni? La potrò anche utilizzare fra 10? No, allora aspetto, e tutto questo probabilmente ha innescato uno stop and go, quindi diciamo c'è quell'aspetto della politica green, e sull'aspetto dello sviluppo dell'elettrico, ecco, anche lì, ecco, la lungimiranza dei manager, e allo stesso tempo della politica negli scorsi anni di fronte a una Cina molto più veloce, molto più avanti anche sulle materie prime, quindi già proprio, come dire, no, paghiamo un gap sulle materie prime che servono per elettrico, più l'aspetto dell'innovazione, siamo così tanto indietro che sì, certo, iniziamo a pagarne le conseguenze. E probabilmente questo, aggiungo questa domanda e così la chiudiamo per il segretario, se questo gap è almeno in parte colmabile, oppure se è una sfida che abbiamo totalmente già perso. Allora, io parto da un numero. Allora, dal 1999 al 2022 noi abbiamo perso la produzione di 937.000 vetture in Italia, un calo del meno 66,45%. Vorrei ricordare a tutti noi che non eravamo nella fase di transizione ecologica nel 1999. Il punto in Italia. Perché ora si rischia che dice perché produciamo poche auto? Produciamo poche auto perché c'è la transizione, però la transizione. No, questo problema non riguarda l'Italia. Cioè, noi vendiamo meno auto che siano endotermiche, che siano ibride o che siano elettriche. C'è un tema che c'è un problema legato alla transizione verso l'elettrico, però proviamo a fare un piccolo passo indietro. Perché l'Europa decide di fare il salto dell'elettrico? Decide dopo un piccolo caso di magistratura. Il piccolo caso di magistratura è il famoso Dieselgate. A un certo punto le case automobilistiche decidono che bisognava fare il salto perché non si potevano tenere aperti investimenti sulla benzina, sull'endotermico, sul diesel, sull'elettrico e così via. Bisognava concentrare gli investimenti. E non è che l'Unione Europea se ne esce da sola e dà l'obiettivo del 2035. Faccio presente che le case produttrici europee hanno detto che loro il phase out dall'endotermico lo facevano entro il 2030, non il 2035, ok? Succede anche che il 30% delle auto che la Germania produce in Germania vengono vendute in Cina. Il mercato cinese è il mercato dell'elettrico. Faccio presente che Renault produce auto elettriche perché il costo dell'energia in Francia è molto più basso che negli altri paesi europei. Sono una serie di elementi che portano l'industria dell'auto a decidere, insieme alla politica, di raggiungere l'obiettivo. Fatemi dire, il green è quello che viene raccontato, ma la verità è che si fa una scelta di carattere industriale. Ora, qual è il punto? Il punto è che non si è governato il processo di transizione. Oggi il problema vero è che a libero mercato i cinesi sfonderebbero il nostro mercato interno. Il tema vero è che le grandi case automobilistiche hanno deciso di delocalizzare le produzioni di massa delle auto nei paesi limitrofi all'Europa. Se voi guardate il dato incredibile che crescono le produzioni in Cechia, in Polonia, eccetera, eccetera, che escono, aprono stabilimenti in Marocco, in Algeria e così via, e decrescono invece nell'Europa continentale. Quindi il tema vero è che l'obiettivo del raggiungimento delle emissioni di CO2, cioè di riduzione delle emissioni di CO2, è un tema assolutamente raggiungibile. Il punto è che devi fare una politica energetica comune europea. Perché vi do un dato:
La differenza tra l'Italia, tra quanto paghiamo di energia in Italia, le famiglie e l'industria, rispetto a quanto pagano di energia in Francia e in Spagna, non è comparabile. Ci vorrebbe, io penso che, io non sono un draghiano, ma se addirittura Draghi arriva a dire che è necessario mettere risorse pubbliche straordinarie su un settore industriale come l'automotive, altrimenti l'Europa è finita. Guardate che non sono io l'uccello del malaugurio o quello che c'ha il pessimismo della ragione, ma io conservo l'ottimismo della volontà, se no non faccio quello che faccio. E quindi sarebbe necessario fare un investimento per non competere tra le imprese europee, ma costruire un processo di cooperazione e di innovazione tecnologica che ci consenta di avere l'ibrido e l'elettrico, di raggiungere gli obiettivi e di portarsi dietro evidentemente gli investimenti in occupazione, ricerca, sviluppo e produzione di cui il nostro paese e l'Europa, mi verrebbe da dire, hanno assolutamente bisogno.